Balar Morghulis, qui Ekdal Cittadella, e oggi andremo a concludere l'epica impresa di Aegon Targaryen e le sue sorelle, la grande conquista di Westeros. Nell'ultimo video abbiamo visto lo sbarco Targaryen sulla costa del continente occidentale, dove poi sorgerà Frodo del Re, la battaglia di Città del Gabbiano, dove perse la vita l'ammiraglio Velaryon, la distruzione di Arrenal a meno di un anno dal suo completamento, e la conquista delle Terre della Tempesta da parte di Orys Baratheon, che diventerà Lord di Capo Tempesta sposando Argella Durrandon, la figlia di Re Argilac, ucciso dallo stesso Orys nella battaglia conosciuta come l'Ultima Tempesta. Mentre veniva combattuta tale battaglia, il re dell'Altopiano, Mern Nono Gardener, e il re dell'Ovest, Loren Lannister, unirono i loro potenti eserciti a Goldengrove per poi dirigersi a nord. Insieme comandavano l'esercito più grande mai visto, che contava 55.000 uomini. Aegon, venuto a conoscenza della loro avanzata, partì per incontrarli, con un esercito non più grande di un quinto di quello dei due re. Sulla strada le sue sorelle coi loro draghi si unirono alla marcia. Rhaenys, reduce dall'ultima tempesta, mentre Visenya arrivava da Punta di Chela Spezzata, dove aveva sottomesso gli ultimi lord delle Terre della Corona. I due eserciti si incontrarono a sud delle Rapide Nere, in una distesa d'erba pianeggiante. Re Mern guidò l'avanguardia insieme ai suoi figli, andando alla carica contro l'esercito Targaryen. Una volta iniziata la battaglia, Aegon e le sue sorelle discesero sull'esercito dei due re coi loro draghi. Balerion scatenò le sue fiamme sui nemici, mentre Vhagar e Meraxes incendiarono il campo di battaglia tutto attorno a loro. Il vento contribuì all'espansione delle fiamme che circondarono gli uomini Gardener e Lannister, portando alla morte di più di 4.000 di loro. Un altro migliaio morirono sotto le frecce e le lance, e decine di migliaia furono gravemente ustionati. Per questo la battaglia viene ricordata come il campo di fuoco. Tra i morti c'era anche Re Mern, i suoi figli e tutti i componenti della sua casata. Solo un nipote si salvò, ma morì 3 giorni dopo a causa delle ustioni, ponendo fine a casa Gardener. Re Loren Lannister, invece, si salvò fuggendo dal campo di fuoco. Catturato il giorno seguente, giurò fedeltà ad Aegon e venne nominato Lord di Castelgranito e protettore dell'Ovest. Poi l'esercito Targaryen marciò su Alto Giardino, dove l'attendente di Re Mern, Arlan Tyrell, cedette senza combattere. Così Aegon lo ricompensò nominandolo Lord di Alto Giardino e protettore del Sud. A questo punto il re Targaryen avrebbe continuato verso sud per conquistare vecchia città e Dorne, ma venne a sapere che il re del Nord, Torrhen Stark, stava discendendo con 30.000 uomini. Così chiamò le sue regine e tutti i lord che si erano inchinati a lui. E quando Torrhen Stark arrivò al Tridente si trovò di fronte un enorme esercito, composto da uomini provenienti da tutto il continente, con 3 draghi che volavano sulle loro teste. Il re del nord aveva sentito cosa era successo ad Arrenal nel campo di fuoco. Così, nonostante i suoi lord lo incitassero ad attaccare o a preparare le difese al Mot Cailin, e il suo fratello bastardo, Brandon Snow, si offrì di infiltrarsi nell'accampamento nemico per uccidere i draghi, Re Stark decise di mandarlo invece a trattare con i Targaryen. Il giorno seguente lo stesso Torrhen Stark andò da Aegon, si inginocchiò e gli giurò fedeltà, rialzandosi come Lord di Grande Inverno e protettore del Nord. Per questo Torrhen Stark è ricordato come il Re in ginocchio. Nella valle di Arryn, la regina reggente Sharra Arryn aveva schierato un piccolo esercito alla Porta Insanguinata e triplicato gli uomini a guardia di 3 castelli difensivi, pietra, neve e cielo. Tutte queste difese però furono inutili contro la regina Visenya, la quale, cavalcando Vhagar, sorvolò le fortificazioni, atterrando nel cortile interno di Nido dell'Aquila. Quando la regina reggente andò ad affrontarla, la trovò insieme al piccolo re della valle, Ronne Larrin, che vedendo la madre le chiese se poteva andare a fare un giro sul drago. A questo punto la regina Sharra, invece che attaccare la regina Targaryen, gli giurò fedeltà. Così il piccolo Ronnel ottenne il suo giro sul drago, volando in groppa a Vhagar attorno alla lancia del gigante, insieme a Visenya. Intanto Rhaenys si stava dirigendo verso Dorne, cavalcando Meraxes. Superate le Montagne Rosse, discese su Wight, trovando il castello vuoto.
Nella città adiacente rimanevano soltanto donne e bambini, che alla domanda di dove fossero andati i lord rispondevano via. Così Rhaenys andò a grazia degli dèi, trovando anche questo castello deserto. Alla fine arrivò a Lancia del Sole, sede di Casa Martell. Qui trovò la principessa Meria Martell, l'anziana governante di Dorne, che gli disse che non avrebbe combattuto né si sarebbe inchinata, ricordandogli il motto dei Martell: mai inchinati, mai piegati, mai spezzati. Così la regina Rhaenys se ne andò, promettendo che i Targaryen sarebbero tornati, portando fuoco e sangue. In effetti, qualche anno dopo, Aegon avrebbe tentato l'invasione di Dorne con la campagna militare chiamata Prima Guerra Dorniana, che sarà però un insuccesso, e Dorne rimarrà un regno indipendente per altri 100 anni, quando, a seguito di varie guerre, Baelor il Benedetto riporta la pace unendo i due regni con un matrimonio. Oltre a Dorne rimaneva da conquistare solo Vecchia Città, dove si trovava anche la sede principale del Credo. Qui l'Alto Septon, venuto a conoscenza dello sbarco di Aegon, si era ritirato in preghiera per 7 giorni, allo scadere dei quali la vecchia gli rivelò che se la città si fosse opposta al conquistatore sarebbe bruciata. L'Alto Septon così lo riferì a Manfred Hightower, il lord di Vecchia Città, che essendo un uomo devoto accolse Aegon al suo arrivo in città, il quale 3 giorni dopo fu incoronato ufficialmente dall'Alto Septon, come Aegon di Casa Targaryen, primo del suo nome, re degli Andali, dei Rohirrim e dei Primi Uomini, Lord dei Sette Regni e protettore del reame. Così si concluse la grande conquista di Westeros da parte dei Targaryen. Aegon poi deciderà di governare da Forte Aegon, che diventerà successivamente la Fortezza Rossa, e fondendo le spade dei nemici che si erano opposti nella conquista, creò il Trono di Spade, che sarà il seggio dei re Targaryen per quasi 300 anni, fino alla ribellione di Robert, della quale però parleremo in un futuro video. Per essere sicuri di non perderlo, iscrivetevi, mettete mi piace e commentate. Valar Dohaeris.